Ciao a tutti amici, benvenuti ad una nuova avventura chiamata Futura. Io sono Manuel e oggi ho il piacere di mostrarvi In Silence. La recensione di oggi andiamo a vedere questo titolo che è un survival horror online. Potrete giocare fino a 6 amici, ma lasciate che vi spieghi un attimo. Questo gioco prende ispirazione da Phasmophobia. L'avete ricordato? L'avevamo visto qualche mese fa. In breve, cosa succede? Siete in macchina con i vostri amici, l'auto si rompe, siete all'interno di una mappa che rappresenta un bosco. Dopodiché ognuno di voi dovrà andare a cercare un pezzo nel bosco dell'auto da sostituire. Cosa occorre fare? Prestare molta attenzione e molto silenzio, in quanto c'è una creatura chiamata Rache che è letteralmente capace di uccidervi in pochissimi secondi. Se morirete, vi trasformerete in topo per poter aiutare i vostri amici a indirizzarli verso le armi e quindi a completare il gioco. Detto questo, proprio come accadeva in Phasmophobia, dovete sapere che la comunicazione sarà fondamentale, ma attenzione a non parlare troppo perché questo mostro vi sentirà, e se vi sentirà e avrete soprattutto la torcia carica, potrete magari diciamo un po' distrarlo tramite una flashbang, altrimenti vi ucciderà. Il gioco è fatto 6 giocatori contro quella che può essere il Rache, diciamo così, governato da un'intelligenza artificiale, oppure 5 contro uno di voi che fa naturalmente il cattivo. Il gioco è bello, non costa molto, è sotto gli 8 euro, ma nello stesso tempo potrebbe offrire un pochino di noia in quanto è abbastanza ripetitivo. Quindi, siccome è ancora in accesso anticipato, possiamo magari confidare che vengano aggiunte qualche altre cose, però sappiate che ogni nuova partita, gli oggetti di via d'uscita sono completamente randomizzate a caso. Se siete fan del genere, visto che la grafica tutto sommato non è male, il sonoro è molto bello, un gioco molto di tensione, disponibile sotto i 10 euro, fatelo vostro.